Ciao Cristina Edwards, bentornati sulla mia scrivania. Oggi vi voglio mostrare i bellissimi prodotti che mi sono arrivati dal sito Bon Pretty Store, che come già saprete sicuramente è un sito da cui mi rifornisco di prodotti per decorare le unghie. I prodotti che mi sono arrivati sono davvero molto belli. Vi lascerò nel box informazioni sotto a questo video tutti i link per poterli acquistare se siete interessati e vi ricordo che realizzerò anche dei tutorial con questi prodotti, ma non li troverete su questo canale, ma sul mio secondo canale, Cristina Hiles, di cui vi lascio il link qui in sovraimpressione, così se non l'avete già fatto potete iscrivervi. È un canale dedicato esclusivamente alle unghie, quindi i tutorial che riguardano le nail art li troverete su quel canale. Passiamo subito a vedere questi fantastici prodotti. Innanzitutto vi mostro questi qui, sono due polveri, una argento e una oro, che si mettono sulle unghie ovviamente e danno un effetto metallizzato davvero molto bello. Ora apriamo queste confezioni insieme e andiamo a provarli velocemente. Anche la confezione, come potete vedere, è davvero molto carina. Ed è compresa nella confezione anche questo pennellino che serve appunto per spandere la polvere sull'unghia. Guardate quanto è bello, sembra davvero metallizzato, è davvero bellissimo. Lo vado subito a provare perché sono davvero molto curiosa. E voglio proprio vedere se riesco a realizzare semplicemente l'effetto che ho visto sul sito dalle foto. Quindi bisogna prendere pochissimo prodotto con la punta del pennellino e poi strofinarlo sull'unghia. Ed ecco più o meno il risultato, è davvero molto bello questo effetto metallizzato a specchio, diciamo. Ovviamente ora l'ho fatto velocemente, ma con un po' più di attenzione il risultato sarà migliore. Metto a posto questa fantastica polverina argentata e vado a provare l'altra confezione con la polverina dorata. Guardate che bella anche questa. Anche questa polvere al suo pennellino. E andiamo a provarla su un'altra unghia. Ovviamente su queste unghie ho applicato da poco uno smalto trasparente perché altrimenti la polvere non attacca proprio. Ed ecco qui all'incirca l'effetto. Devo dire che preferisco questo qui argentato, però anche dorato non è male. Queste polveri magari possono anche essere utilizzate per delle creazioni in resina. Ci stavate pensando anche voi mentre guardavate il video, ci scommetto. Ok. Mettiamo da parte questi due prodotti. Vado un attimo a lavarmi le mani e sistemo il tavolo perché è pieno di polverina e poi continuo a mostrarvi gli altri prodotti che mi sono arrivati. Ed eccoci qui, allora vediamo quest'altro articolo che è davvero bellissimo. Si tratta sempre di un pennellino, chiamiamoli pennellini, che hanno alle estremità delle spugnette come i precedenti. Queste spugnette sono di gomma però. E servono sempre per spandere il tipo di polvere che abbiamo visto in precedenza. È davvero un articolo molto particolare, sembra un gioiello, è molto prezioso. Come vedete all'interno ci sono dei piccoli cristallini turchesi. È davvero molto molto carino, ricorda un po' quelle penne della Swarovski.
Un altro articolo che mi piace molto è questo qui. Si tratta di quegli stickers che si ammorbidiscono nell'acqua e poi si possono applicare sulle unghie. Ve li ho già mostrati in qualche tutorial precedente. Vi lascio il link sempre in sovraimpressione, così potete vedere come si utilizzano. E la stampa è questa qui con delle rose. Ci sono queste qui più grandi e queste più piccoline. Entrambe le fantasie mi piacciono davvero molto. Per una nail art a tema La Bella e la Bestia sono davvero perfette. Dolcis in fondo vi mostro questi due piattini per lo stamping che sono davvero favolosi. A parte che sono grandi e contengono tantissimi disegni, ma poi guardate che disegni. Allora, apriamoli insieme. No, senza che li stacco dalla base, levo solo la pellicina protettiva, questa qui blu, se ci riesco. Ecco fatto. Allora, come potrete notare, ci sono tantissimi disegni astratti. Non so se con la luce riuscite a vederli bene. Questi disegni ricordano moltissimo l'effetto della tecnica water marble per fare le decorazioni sulle unghie. È una tecnica abbastanza difficile, serve un po' di pratica per farla bene e quindi questo piattino potrebbe un po' facilitarci le cose. Quindi senza fare tutto il procedimento con il bicchiere, con l'acqua e poi mettere le goccette di smalto di volta in volta, fare il disegno, immergere l'unghia. Si può, fare molto prima con questo piattino per lo stamping. Poi prossimamente vi farò un tutorial. Sembra che c'è un disco volante, UFO. Ok, passiamo avanti. Mi hanno mandato anche queste bustine, questi cartoncini all'interno dei quali conservare il piattino. Molto carini. L'altro è ancora più bello perché ci sono tutti i motivi riguardanti gli unicorni. Eccoli qui. Ci sono tanti unicorni di una stessa fantasia, dei cristalli, gli arcobaleni, delle rose, vari tipi di unicorni, i gelati con il corno, tantissime, tantissime figure, molto molto belle, una più bella dell'altra. Non so se si riesce a vedere bene. Magari poi vi metto una foto o comunque potete, guardare i vari articoli dai link che vi lascio qui sotto. Belli, davvero uno più bello dell'altro. E anche in questo caso mi hanno inviato la custodia. Molto carina. E niente, ragazzi, questo è tutto. Fatemi sapere qual è il vostro articolo preferito. Io sono un po' indecisa perché mi piacciono davvero tutti, però devo dire che questi piattini per lo stamping hanno davvero delle decorazioni molto originali e non vedo l'ora di utilizzarle. E vi ricordo che i tutorial riguardanti le nail art li trovate sul mio secondo canale, quindi andate ad iscrivervi per non perderli. E niente, questo è tutto. Ci sentiamo al prossimo video. Ciao!